L'importanza della Fondazione Ipoteca Italiana, promossa e finanziata dall'azienda Grafica Antica, è ormai da anni affermata dal mondo del graphic design e non solo. La Fondazione Museo, che rappresenta oggi una delle più importanti istituzioni sulla storia della stampa e della tipografia a livello mondiale, detiene una grande collezione di materiale di interesse trasversale. L'obiettivo della ricerca, che consiste nell'indagare nuove modalità di presentazione dei processi editoriali, deve necessariamente passare da alcune considerazioni preliminari. Nell'era dell'abbondanza delle informazioni, oltre alla necessità di conservare una memoria e un sapere storico, appare fondamentale interrogarsi su come rendere accessibile tale memoria ad un pubblico vasto. Per prima cosa, capire a chi ci rivolgiamo e quali sono gli utenti di un archivio sembra essere sempre di più il tema fondamentale per la progettazione di una user experience che venga veicolata da un'interfaccia grafica. Per questo motivo, gran parte della ricerca si è concentrata sulla costruzione di potenziali utenti e potenziali scenari di utilizzo dell'archivio. La ricerca sugli utenti, che è stata svolta sul campo a livello nazionale, grazie al contributo dei partner coinvolti e dei consulenti, ha prodotto diversi risultati, tra questi la delineazione di user personas e scenari di uso dei materiali. Questa proposta vuole dare il via allo sviluppo di una user experience della collezione ancora più approfondita. L'altro versante della ricerca, grazie al contributo dei ricercatori coinvolti, è andato ad approfondire le modalità di iscrizione e classificazione dei materiali. Difatti, se parliamo di restituzione digitale dei materiali e del loro possibile utilizzo in ottica di ricerca scientifica, ma anche esplorativa e serendipica, dobbiamo pensare a come descrivere i dati digitalizzati. La ricerca, quindi, si è concentrata su quello che può essere considerato l'elemento centrale dell'archivio, ovvero il carattere tipografico. Senza dimenticare la ricerca sugli utenti, il modello più appropriato per descrivere questo materiale è apparso quello della matrice. Partendo dai risultati ottenuti da una ricerca precedente, il carattere è stato analizzato seguendo diversi livelli gerarchici, considerando sia aspetti documentali dell'oggetto che quelli morfologici e progettuali. Infine, un'ulteriore analisi ha evidenziato e messo a disposizione dell'azienda tutte le diverse possibilità di riproduzione digitali di un carattere conservato nell'archivio tipografico. Se è vero che nelle fonderie digitali la font è interattiva, ovvero può essere modificata e mostrata in base alle nostre esigenze, nell'archivio tipografico le finalità illustrative variano a seconda delle esigenze di studio o curiosità sul materiale. Ancora una volta, quindi, la possibilità offerta dalla ricerca sugli utenti offre sicuramente un importante punto di avvio per la costruzione di un'infrastruttura digitale complessa e allo stesso tempo ricca di spunti per la divulgazione della conoscenza dell'arte tipografica.